Gentili telespettatori, buonasera e bentrovati all'informazione di Cosmos TV. Vediamo subito quali sono le notizie di oggi e iniziamo dalla cronaca. Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, quello che ha visto protagonista un 72enne di Licusati, una frazione di Camerota. L'anziano, nel tentativo di spegnere il fuoco che aveva acceso per bruciare delle serpaglie, ha riportato ustioni gravi al volto e alle gambe. Gli operai forestali del servizio antincendio della comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo lo hanno trovato a terra, circondato dal le fiamme, dopo essere accorsi, richiamati dal fumo che si innalzava. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi. I suoi pantaloni e le scarpe erano completamente bruciati e sulle gambe aveva ustioni di secondo e di terzo grado. Con l'eliambulanza è stato trasportato all'ospedale Sant'Egidio di Roma. E ancora cronaca, suo figlio ha avuto un incidente, truffata un'anziana di Sassano, sedicente avvocato, porta via 1.300 euro ad una donna di 77 anni. Vediamo. Suo figlio ha appena avuto un gravissimo incidente stradale. Servono subito 3.800 euro per risolvere il problema, altrimenti va in prigione. E quando si è sentita dire al telefono da un malvivente che si è spacciato per il maresciallo di Sassano, una donna di 77 anni residente in località Fontanelli di Sassano. Dopo qualche istante la signora è stata raggiunta nella sua casa da un sedicente avvocato di circa 25 anni. La donna, presa dal panico e convinta che il figlio fosse al lavoro, ha cercato di risolvere immediatamente la situazione. Il truffatore ha cercato con fare sicuro di convincere la povera malcapitata che il figlio era in difficoltà per l'incidente provocato ai danni di un giovane finito in ospedale in gravi condizioni. Ti vogliamo bene, avrebbe detto il malvivente alla donna, per questo ti vogliamo aiutare. Se non hai tutti i soldi puoi darmi almeno un anticipo, il resto lo metto io. L'anziana ha consegnato nelle mani del truffatore 1.300 euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Le telecamere posizionate nei punti strategici del paese potrebbero aiutare a trovare i truffatori. E parliamo ora invece delle Poste di Sapri, chiesto il rinvio a giudizio per 13 persone. Gli imputati dovranno comparire davanti al GUP del Tribunale di Lago Negro il prossimo 21 di settembre, ma vediamo meglio tutti i dettagli nel prossimo servizio. Rischia di finire sotto processo il centro di smistamento della corrispondenza dell'ufficio postale di Sapri. Il pubblico ministero Francesco Greco della Procura della Repubblica di Lago Negro ha chiesto il rinvio a giudizio di 13 persone tra responsabili del servizio e portalettere. Gli imputati dovranno comparire davanti al GUP il prossimo 21 settembre. Si tratta della vicenda iniziata a gennaio nel 2015 con un blitz dei carabinieri disposto dopo alcune denunce di cittadini che non ricevevano da mesi la posta. Anche l'allora comandante dei carabinieri di Sapri, Tamorri, si vide recapitare gli auguri di Natale in enorme ritardo e dopo l'avvio dell'inchiesta, quando il servizio tornò alla normalità. Quando i militari fecero irruzione nel centro smistamento, si trovarono di fronte ad una montagna di corrispondenza, molta della quale destinata al macero. Ora si è arrivati quasi al capolinea della vicenda giudiziaria con la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM. I reati contestati alle 13 persone coinvolte vanno dall'interruzione di pubblico servizio alla falsità materiale, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Per la pubblica accusa il responsabile del centro secondario di distribuzione, la caposquadra, l'addetta alla qualità e tutti gli altri, omettendo la consegna della corrispondenza anche urgente ai destinatari residenti nel territorio di competenza, l'interruzione di un servizio di pubblica necessità. Successivamente, secondo il pubblico ministero, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di poter distruggere la corrispondenza non recapitata, attestavano sui modelli appositi che, agli indirizzi indicati sulle relative buste, i rispettivi destinatari erano sconosciuti, mentre gli indirizzi erano corretti e i destinatari erano regolarmente residenti o domiciliati. E per il prossimo anno scolastico 2016-2017 il comune di Caggiano si propone nuovamente di favorire la filiera corta, promuovendo l'utilizzo di prodotti locali nella mensa scolastica e continuando ad impiegare nei pasti offerti agli alunni la passata di pomodoro locale. L'obiettivo principale è quello di fornire agli studenti alimenti di migliore qualità.
contenendo, viste anche le condizioni di crisi economica che colpiscono le famiglie, il costo sia del servizio che del ticket mensa, educando i ragazzi ad una sana e genuina alimentazione. È per questo motivo che i genitori degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado, fruitori del servizio mensa e aderenti all'iniziativa, sono invitati a consegnare il pomodoro di produzione propria per la trasformazione in passata da parte di un laboratorio autorizzato presente sul territorio. Per la consegna del pomodoro alla ditta Pucciarelli Giovanni, in località Piano di Saia, a Pertosa, c'è tempo fino a mercoledì 31 di agosto. I quantitativi previsti sono da un minimo di 3 kg ad un massimo di 10 kg. Cambio della guardia al comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Il colonnello Riccardo Piermarini, infatti, dalla prossima settimana sarà a capo dell'ufficio del comandante generale dell'arma a Roma. Il servizio. Cambio della guardia al comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Il colonnello Riccardo Piermarini, infatti, sarà capo dell'ufficio del comandante generale dell'arma a Roma. Gli succederà dal prossimo 12 settembre il colonnello Antonio Neosi, abruzzese proveniente dal comando generale carabinieri. Quella di Salerno, ha detto Piermarini, è stata una bellissima esperienza di crescita personale, umana e professionale. Un rapporto molto intenso, vissuto con i collaboratori, le altre forze di polizia, le autorità istituzionali, con la stampa e il territorio. Il territorio salernitano, ha spiegato il colonnello, è ben controllato, dove le forze di polizia sono efficienti, c'è collaborazione e spirito costruttivo. Lascio un forte legame, ha concluso. Tanti ricordi di 3 anni vissuti intensamente. Fa parte del nostro lavoro muoverci e spostarci, confrontarci con nuove realtà. Anche questo è motivo di stimolo e confronto con realtà diverse. La senatrice Alice Mastandrea, membro dell'Argentine Radical Civic Union e rappresentante della regione del Chaco nel Senato argentino, ha fatto visita a Valle dell'Angelo, dove è stata accolta e accompagnata dal sindaco Salvatore Iannuzzi. La senatrice, con origini nella Valle dell'Angelo, è impegnata nella costruzione di rapporti di amicizia e di fratellanza che legano il piccolo centro cilentano e l'Argentina. Vediamo. Alice Mastandrea, originaria di Valle dell'Angelo, è segretaria del Partito Radicale Argentino ed è il primo presidente donna del Parlamento argentino. I suoi nonni sono originari delle terre cilentane, un rapporto sempre più stretto tra Cilento e Argentina. Sì, non è la prima volta, credo che è la quarta volta. E sono qui perché mi piace moltissimo vedere la terra dei miei bisnonni e dei miei nonni, anche perché vedo la possibilità del sviluppo del Parco del Cilento, propriamente di Valle dell'Angelo. C'è un gemellaio con alcune città argentine che si può fare. E il sindaco Salvatore Iannuzzi mi ha dato questa opportunità di vedere qualche cosa per fare nella terra dei miei nonni e dei miei bisnonni, perché lo sento nel cuore, perché sono i miei origini, a tutti gli argentini le piacciono vedere questa terra. C'è un pezzo di umanità che sta oltre la Valle del Calore, sta oltre oceano, sta in Argentina. Alicia ha raccolto tutti i cilentani che stanno in Argentina. Noi li abbiamo incontrati nel 2007 in un ricevimento organizzato da Alicia al Parlamento argentino. Credo che sia un pezzo della nostra terra, a volte più grande della nostra terra, che si trova purtroppo lontano da noi. Il nostro obiettivo è quello di recuperare questo rapporto. E in questa ottica e secondo questa strategia, nel 2007, credo che sia l'unica e la prima struttura, abbiamo realizzato a Valle dell'Angelo la casa vallangiolese dei cilentani nel mondo. Questa cosa è nata all'insegna del ritrovamento di Alice, delle sue radici,
proprio a Valle dell'Angelo. Oggi noi abbiamo delle suite nelle quali ospitiamo tutti quanti gli italiani che stanno all'estero e che hanno desiderio e voglia di ritornare a Valle dell'Angelo. Alicia di qui a breve presenta un libro a Valle dell'Angelo che ricorda la sua storia, ricorda l'emigrazione italo-argentina, un pezzo di Argentina in Italia. È la storia di una persona che affannosamente cercava le sue origini, scriveva in Italia, nessuno la rispondeva. Abbiamo incrociato questa sua richiesta e da qui è nata questa relazione e questo rapporto che sicuramente restituisce tanto sul piano umano, ma può essere anche un momento per creare occasioni di economia e di turismo. Rinnovato il tradizionale evento della corsa a piedi nudi in devozione a San Sebastiano Martire, patrono di Salvitelle. Quest'anno erano 36 partecipanti, di cui 13 bambini. Vediamo. Come da tradizione nei giorni in cui si festeggia San Sebastiano, patrono di Salvitelle, ha avuto luogo la corsa a piedi nudi come segno di devozione nei confronti del martire. Anche quest'anno, l'ultima domenica di agosto, si è rinnovata la consueta corsa che ha visto un numero considerevole di partecipanti. La corsa si svolge dalla cima della Serra San Giacomo, colle sovrastante alcune centinaia di metri Salvitelle, fino alla Cappella del Santo. Quest'anno erano 36 partecipanti, di cui 13 bambini che intorno alle 18 sono partiti dalla cima del Monte Serra a San Giacomo per scendere a piedi nudi tra fitti rovi, pietre e sterpaie fino alla chiesa di Santo Spirito per baciare il piede del simulacro del santo. Al termine della corsa tutti i partecipanti hanno immerso i piedi in una tinozza colma di vino locale per disinfettare le ferite provocate lungo la discesa. Il primo podista a varcare la soglia della chiesa madre è stato Francesco Brancato, che ha compiuto la discesa del monte in poco più di 5 minuti, seguito dal fratello Vincenzo Brancato ed il terzo arrivato Luciano Manzella. È la prima volta nella storia di questo evento che due fratelli arrivano primo e secondo. La tradizione della corsa a piedi nudi affonda le sue radici nel 700, durante la dominazione francese, quando i pastori locali sfidarono i fucilieri francesi in una corsa lungo il Monte Serra San Giacomo. I pastori fecero il percorso a piedi nudi e vinsero la sfida contro i fucilieri francesi, che erano dotati di scarponi pesanti. Successivamente il governo monarchico introdusse la corsa podistica nei festeggiamenti patronali e ancora oggi riscuote molte adesioni, nonostante le condizioni del terreno lungo il monte siano diventate impervie e poco praticabili. Tutto pronto per l'evento Una canzone per te, che si terrà a Sanza il 1° di settembre dalle ore 21 in Piazza Falcone, in ricordo di Goffredo Ferrarese. Strappato alla vita in seguito ad un incidente stradale, Goffredo Ferrarese vive nel ricordo dei suoi amici, tanti amici che hanno deciso di dar vita ad una serata a Canora che vedrà sul palcoscenico i suoi compagni di viaggio. Musicista affermato e compositore, Goffredo portava la sua arte in giro per le piazze, un ragazzo che amava la vita, ma il destino beffardo ha segnato la sua morte, a soli 36 anni, in una domenica di novembre nel 2014, quando a bordo della sua moto in località Fonti tra Padula e Sala Consilina ha impattato contro un camion subendo lesioni che in pochi giorni lo hanno portato alla morte. Un tributo a un grande artista nel giorno del suo compleanno, affermano commossi gli organizzatori, ma soprattutto il ricordo di un grande amico che ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo a Sanza, ma in tutto il comprensorio. Vogliamo ricordarlo con una musica, con gli artisti con cui ha collaborato nel corso della sua breve ma intensa carriera. E si è svolta ieri sera a Polla, in località Campo San Giovanni, la serata inaugurale dell'ottava edizione di Sorrisi d'Estate, kermesse organizzata dalla Proloco Tanagro Pollese. Pubblico e comicità per lo spettacolo Metti una sera sconsi dell'attrice e comica Anna Maria Barbera. Vediamo il servizio. Comicità e simpatia questa sera a Polla con Anna Maria Barbera in arte sconsolata nello spettacolo Metti una sera sconsi nell'ambito della rassegna Sorrisi d'estate 2016. L'evento è organizzato dalla Proloco Tanagro Pollese e si avvale della collaborazione della Banca Montebruno. Ho andato anche in banca, Dice, vuole accendere un mutuo? No, vuole accendere un gero. A San Paolo, che per voi, guarda. Si faccia un fido?
noi già non ce la facciamo così, ci manca solo un cane. Dice, ma questo è un fido bangario. Ah, sì? E di che razza è, Rottvaglia? Siamo qui con il direttore artistico di Sorrisi d'Estate, Diego Sarno. Quanti sono i ragazzi che collaborano alla realizzazione di questo evento? Sì, in totale sono una ventina tra ragazzi e ragazze. Quindi danno una forte mano, valorizzano la Pro Loco, la fanno crescere e ci auguriamo che cresciamo sempre di più con altri ragazzi ogni anno. Quanto è importante lo spirito di squadra in attività come questa? È importantissimo, chiaramente io da direttore artistico vado davanti alle telecamere, ma vi garantisco che loro oggi pomeriggio e da ieri hanno fatto un lavoro certosino per sistemare le sedie, organizzare la numerazione e quant'altro, quindi vi garantisco che c'è un lavoro dietro non indifferente. Che cosa spinge tanti giovani a prendere parte ad attività di questo tipo? Beh, lo facciamo soprattutto per incentivare il nostro territorio e dare comunque una mano alla Pro Loco di Polla. Vi rinnovo l'invito anche per stasera, chiaramente, per la serata con i gruppi folcloristici e le scuole di danza. Vi aspettiamo numerosi sempre qui a Campo San Giovanni. Gianni Rivera, il primo pallone d'oro del calcio italiano, è stato senz'altro l'ospite di maggiore spicco nella rassegna cinematografica che, giunta alla sua 15ª edizione, ha chiuso i battenti sabato nel suggestivo scenario della piazza di Porto Salvo a Villamare. Rivera, nell'occasione, ha avuto modo di far conoscere ai tanti intervenuti la sua opera biografica corredata da tante inedite foto che ripercorrono la sua vita da calciatore, dagli albori ai giorni nostri, una scelta fatta di concerto con la moglie che ha curato l'aspetto grafico e la copertina, rigidamente in rosso nero, un lavoro molto bello in un volume che, a dispetto del peso di oltre 4 kg, è piacevole da leggere e perché corredato da tante immagini e da brevi racconti con tanti aneddoti che hanno caratterizzato la carriera del campione. Proprio il peso del volume ha indotto la famiglia Rivera a non metterlo in vendita nelle librerie, ma solo online attraverso il sito che porta il nome del campione, www.giannirivera.it. Rivera, nel centro riverasco di Villamare, è stato premiato dal patron del festival Alessandro Cocorullo, tra l'altro tifosissimo del Milan e grande estimatore di Rivera, con una targa in ceramica prodotta da un artigiano del Golfo di Policastro. Rivera si è poi concesso con garbo e disponibilità ai tanti presenti per foto e autografi, non solo a quanti hanno avuto modo di apprezzare le sue doti di calciatore negli anni 60 e 70, ma anche ai tanti giovani che lo hanno conosciuto per la sua immutata fama di calciatore sopraffino. E adesso è il momento di dare la linea al meteo. Vediamo che tempo farà domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Giornata serena. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da nord con intensità di 9 km orari. Temperature 12 gradi la minima e 27 gradi la massima. E con il meteo concludiamo anche questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con noi, come sempre, alle prossime edizioni. A voi tutti la più cordiale buona serata. Arrivederci.